Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia e lei è Giorgia. Con il pensiero che dovevo toglierle il libro dalle mani, non abbiamo fatto l'intro. E quindi questo è l'intro, benvenuti! Se questo video arriva a 1000 like, domani pubblico la seconda parte dove il mio fidanzato ci descrive cosa disegnare. E fa morire da ridere, ragazzi. Quindi mi raccomando, condividete e seguiteci su Instagram, che è importante. Godetevi il video e ridete, ridete tanto. Ok. Lo vuoi fare questo video? O mi vuoi lasciare sola? Va bene, ragazzi, io descrivo, io disegno. Ok. Allora, devo disegnare una palla. Una palla. Devo disegnare un triangolo sopra la palla. Dai. Harry Potter sconfigge il basilisco. Lo so. Quindi, visto che lo sai, chiude il libro. No. Dopo lo leggi. La mia giratempo. Ah, poi la faremo vedere. Poi la faremo vedere nei video dei regali di Natale. Yes! Allora, che dobbiamo fare oggi? Vediamo se l'hai capito, interrogazione. Dobbiamo disegnare in base a una descrizione che fa l'altra persona un personaggio di un cartone animato. 10! Grazie! Che colore vuoi? Nero. Nero. Abbiamo tutti e due il blocco, disegneremo uno alla volta, perché prima devo fare la descrizione io e poi la... fa lei. E aia, volevo dire, devo precisare una cosa. Questo video, va bene. Questo video l'ho visto nel canale di Richard HTT e Fra Frog. È giusto menzionarli perché l'hanno fatto loro e quindi è un loro video, una loro cosa. Però siccome mi piaceva è molto bello e quindi lo faccio anche io. Grazie, vi lascio i loro video in descrizione, il loro canale in descrizione, perché è giusto così. Va bene? Iniziamo, chi inizia? Io o tu? Devo Giorgia. Quindi inizi tu? A disegnare, ok. Quindi io prendo un cartone. Mi sono sporcata tutto di già. Neanche abbiamo iniziato già. C'è. Ma allora, perché? Sempre io. Tu non puoi guardare. Non guardo. Sincronizzazione. Ma che battiti di mare! Sincronizzati. Vediamo, iniziamo con quelli facili oppure... Perché ce ne sono pure difficili. Vabbè, penso di sì. Ma io non li seguo i cartoni animati. Sì, li conosci. Io seguo Harry Potter. Sì, ora lei, neanche un anno che gliel'ho fatto scoprire. Allora, devi fare un ovale in orizzontale. È un ovale, è una patata. È un ovale schiacciato, però va bene. Fai un triangolo sul lato sinistro e uno sul lato destro. È un gatto. Una patata con i triangoli. Due occhi a pallina. E al centro una pallina però non colorata. Così. Credo di aver capito chi è. Sì. Tre linee nelle guance che, allora che escono dall'ovale. Ah vabbè, ma allora è sicuro che è quello. Fai, secondo me è l'occhietti. E fai un fiocco sotto il triangolo destro. La dicevo che era Hello Kitty. Che brava. Un fiocco. Hello Kitty. L'avevo già capito quando c'era la cosa. Per farti capire. Ed è divertente. Ciao. Abbiamo cambiato l'inquadratura perché veniva male. Quindi yeah. Armiamoci di pennarello blu. Aiuto. Fai un cerchio grande. Un cerchio grande. Non è molto cerchio, però. A me sembra più una barra. No, fa niente, lascia stare. Va bene. Fai due cerchi più piccolini sopra, sia a sinistra che a destra. Lei ha già capito. Aspetta. Dentro il cerchio quello grande. Sì. Fai due ovali verticali vicini tra loro. Con altri due ovali colorati dentro, in basso. Sotto gli ovali, quelli là con gli ovali dentro. Ok. Fai un altro ovale
orizzontale questa volta. Piccolo grande, così va bene? Fa niente come... No, non so più a quello che pensavo. Un fiocco tra i due cerchi, quelli piccolini. Lo coloro anche come faccio. Tanto per copiarmi, vero? Se no faccio così. Dagli ovali, quelli con dentro gli altri ovali, fai partire 3 lineette da sopra. Dagli ovali questi? Sì, 3 lineette sia da una parte che dall'altra. Tipo, no? Però perché li ho messi dentro? Se non mi hai fatto capire. Oddio, c'è la ciglia dentro l'occhio. Vabbè. Ok, poi sotto l'ovale, quello là abbastanza grande, tra virgolette. Questo, che non mi hai detto che era abbastanza grande. Fai un semiovale. È un ovale vivente questa cosa. Cioè, un ovale senza chiusura. Chiuso sopra, chiuso sotto. Metà! Chiuso dove? Sotto. Sotto. Aspetta, quindi così. Ma devo fare la bocca? Ma che brutto. Dal semiovale fai un semicerchio, tra virgolette. Non devi specificare dove tu, perché non puoi dirmi lì o lì. Deve iniziare sempre dal semiovale e finire sempre nel semiovale, più o meno al centro. Cioè deve stare al centro. Oh, io faccio come capisco, non capisco, no. Ok. ma scusa, in base a quello che ho capito è questo. Ok, poi devo fare quello che capisco, quindi è questo. Basta. Finito? Ok, questo è il mio disegno, ragazzi. Era questa la cosa che dicevo. Questo. Non capisce. Ecco, non ci assomiglia per niente. Yeah! Va bene, tocca a me. Alleluia. Bang, bang, bang. Devi fare un 6, però senza chiuderlo. Tipo così. Va bene, dai, va bene. Aspetta, lo chiudo un altro. Sembra una G. Poi, da parte sopra del 6, fai un cerchio. Un cerchio piccolino. La devo chiudere. Era un po' più grande, però ormai. Vabbè, lo faccio un po' più grande. Dentro ci vanno 2 puntini. Da sotto quella pallina. Quella pallina si deve unire alla G, visto che la chiami G, con una linea. Cioè, non ho capito dove. In base a come hai fatto la struttura tu. Che ne so io. È tutto sbagliato questo. Non ci sto capendo nulla. Sopra il 6 devi fare un ovale in verticale. Non ci ho capito. Sopra il 6. Qui. Un po' distante dalla pallina. Grande, piccolo? Piccolo, sì. Non troppo piccolo come fai tu che fai le palline minuscole. Ma perché sopra? Mi hai detto sopra. Sopra il 6, ma è sempre attaccato il disegno. Devi fare un altro ovale vicino a quello. E poi avevo detto in verticale. Vero, ops. Vabbè, lo faccio di nuovo. Ciao. Questo qua non esiste. Via. Ragazzi, vicino a quell'ovale ci va messo un altro ovale. E come? Accanto. No, ma come? Verticale, orizzontale? È verticale, è uguale. Deve essere uguale, ma però dovrebbe parte, essere destra, attaccato sinistra. Al 6. Dentro il 6 fai una linea curva nella parte interna. Allora, c'è il 6, la parte interna, devi fare una linea curva al centro di questo 6. Fatto ciò, sopra nella parte sinistra, sopra la curva, fai una pallina. Una pallina, una pallina. Vicino alla pallina e sotto i due ovali, altre 2 palline. Nulla. Ma non c'entra nulla, non c'entra, no? Che cosa posso fare? E dentro le palline i 2 puntini. Ma non ci entrano. Dopodiché fai un triangolo, ma non appuntito, senza punta. Un triangolo senza punta, grande. E che ne so, non me l'hai detto. Sembra una campana. Attaccato a questo triangolo. Ho capito, forse. Alle 2 estremità fai 2 lineette. Ma interne, esterne? Esterne. Forse ho anche capito qual è il personaggio, anche se è fatto un po' malino. A queste lineette aggiungi 3 piccole lineette alla fine della striscia.
pure io come descrivo. Attaccato, dai! Attaccato al triangolo sotto uno dei due braccia. Ho sbagliato la prospettiva del sotto a una delle due braccia. Fai una linea tipo a boccolo. Ho capito chi è. Ho sbagliato per un sentito. Faccio le gambe perché lo so come si fanno. È Peppa Pig. È Peppa Pig. Cioè questo qua doveva essere un po' girato. La mia Peppa Pig è la sua Peppa Pig, ragazzi. E io, tu non mi hai detto da che parte dovevo. Secondo me però tu non dovresti guardare il mio disegno, io non dovrei guardare poi il tuo, perché se no ti descrivo sopra la te della cosa, no, è sbagliato. Invece guardarlo alla fine secondo me è più divertente. Ok. Ok, quindi allora, io mi metto così. Allora intanto fai un cerchio grande. Non mi carica neanche più la cosa. Vabbè. Un cerchio poi... grande fatto. Fai un cerchio un po' più piccolino dentro il cerchio. Deve essere sempre grande il cerchio. Un po' più piccolo di quello di prima, però sempre grande. Due ovali sia a destra che a sinistra del cerchio, quello più grande. Sia a destra che a sinistra nei lati, quindi sì. Due ovali attaccati. Non devono essere attaccati. Non devono. Un ovale da una parte e uno dall'altra. Ok. All'interno di questi ovali fai un ovale un po' più piccolo ma sempre grande. Vai. Sopra la testa, okay. Che sarebbe una bella vale roba grande. Fai una lineetta non troppo grande, deve essere piccolina. Una lineetta verticale. Ok. E poi sopra fai un cerchio abbastanza grande, ma non troppo. Cioè deve essere non troppo. All'interno del cerchio, che è un po' più piccolo dell'altro cerchio, ok. Tipo al centro, due cerchi. Vabbè, sono gli occhi sicuramente. Con altri cerchi dentro, cioè un altro cerchio dentro e un cerchio piccolino. Vabbè, gli faccio due puntini perché non ci entrano. Altrimenti dovrei fare così. Ok, boh, vabbè. Sotto quelli che tu dici che sono gli occhi, metti una linea curva. Il sorriso. Non è il sorriso. Non è il sorriso, ho fatto un sorriso, va bene, vai. Deve essere piccolina la linea. No! Dai! L'ho fatta gigante! Vabbè, fa niente, allora chiudila con una linea sopra. Dritta. Sopra questa volta? Metti una piccola linea curva tra un occhio e l'altro, senza toccare gli occhi, grazie. Ok. Che le punte partono verso l'alto. Ok, fatto. Basta. Finito? Sì. Ma è un Teletubbies! Sì! Te l'hai fatta capire! Ma boh! E boh, ma perché le orecchie sono staccate? Ma tu le hai fatte staccate! Ma tu mi hai detto che non dovevano essere attaccate! No, non dicevo... Non capisce nulla! Dicevo che i due ovali non dovevano essere insieme! Cade le orecchie staccate! Però sì, dai! Però è divertente, guarda che bello! Comunque, il mio di Peppa Pig però non lo spera nessuno. Guardate, po. Chi è? Ciao amore. Chi è? Non penso sia una scimmia. È un cartone animato comunque, non animato. Teletubbies. Bravo! Bravo! Però era semplice da fare, quindi. Sì, vabbè. E questa? Questa qua non la indovinerai mai. Quella è Hello Kitty. Questo? Colpa sua. Aspetta, questo di qua pure lo prendo. È un orsetto? Un orsetto. No, non è un orsetto. È il più semplice. Con il fiocco in testa? No, 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 non c'entra niente. E questo? Non c'entra questo niente. Qua colpa sua. Colpa sua. Colpa mia. Colpa tua. Vai. Che cos'è? È colpa tua. Se sembra un misto tra una crepe. Una crepe. SpongeBob. Ah, l'ho capito chi è. Chi è? Chi è? L'ho capito. Chi è? Peppa Pig. Bravo! Ti va di fare una cosa per me? Che cosa devo fare? Scegli un personaggio, lo descrivi e noi lo disegniamo tutti e due. Arriviamo a 1000 like, non vi chiedo tanto. 1000 like per la seconda parte. Se vi è piaciuta questa, mettete un pollice in su. Mi raccomando, condividete, iscrivetevi al canale e commentate con, non so, quale disegno vi è piaciuto di più e quale meno. O chi ha vinto questa manche, chiamiamola così. Io vi auguro un buon anno, perché oggi è l'ultimo dell'anno, e vi mando un bacione enorme. Vi tantissimo e ci vediamo domani, spero domani, con questo video, se mettete 1000 like.
1000 like. Ciao ragazzi, a domani.